Allora, ritorniamo qua di nuovo su Danea per vedere come fare a ricevere le fatture dei fornitori. Allora, prima premessa molto importante, vi ricordo che l'anno scorso, diciamo verso la fine dell'anno, avreste dovuto inviare ai vostri fornitori principali o tutti quelli a cui potevate il vostro codice di interscambio messo a disposizione dalla Danea, che per quello che riguarda appunto Danea EasyFact, adesso mi collego al sito interscambio, adesso vediamo qua, legge i dettagli, ecco, come vedete il codice di interscambio che voi dovreste utilizzare per ricevere le fatture di Danea è quello che vedete qua, M5UXCR1. Questo vale per tutti, come vedete, unico. Ovviamente poi Danea, quando insieme al canale Agio, che come sapete quasi tutti voi che avete già probabilmente o state già utilizzando per l'emissione, viene utilizzato da Danea appunto per inviare e ricevere le fatture e fare la conservazione sostitutiva. Poi, come dicevo appunto, il codice unico per tutti i clienti e per tutti i fornitori, per tutti i clienti di Danea, diciamo, la differenziazione verrà fatta da Danea stessa utilizzando la vostra partita IVA. Quindi un codice unico e poi associato alla partita IVA diventa univoco solo per voi. Quindi voi, come dicevo prima, l'anno scorso, verso la fine dell'anno, dovreste aver già inviato ai vostri fornitori il vostro codice di interscambio Danea. Sarebbe sufficiente questo? In realtà, visto che poi i fornitori non tutti erano raggiungibili da una comunicazione per mail o anche per telefono, e poi abbiamo i soliti fornitori gas, luce, acqua che da anni ormai seguono la politica di tenere i clienti il più lontano possibile e quindi molti non erano raggiungibili proprio per niente. E sicuramente vi siete trovati ad avere dei fornitori che non avete potuto, a cui non avete potuto inviare questo codice. Per sopperire a questa cosa, l'alternativa era di registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione fatture corrispettivi, e qui ci sarebbe stato un posto, diciamo, dove indicare questo codice. In questo modo sia l'Agenzia delle Entrate che tutti coloro che eventualmente facessero riferimento a loro per inviare i documenti avrebbero potuto vedere la vostra preferenza. Tutto questo lo parlo a condizionale perché io personalmente non l'ho ancora fatto, visto che sto ancora aspettando i codici di accesso da parte del mio commercialista. Quindi non posso farvi vedere niente a questo riguardo. Eventualmente controllate la documentazione di Danea, dove invece sono certa che ci sarà qualche riferimento anche a livello di esempio. Comunque, come dicevo, comunicare ai fornitori il codice di interscambio Danea e andare a registrare questo codice sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo dovrebbe coprire, diciamo, il 100% di tutti i vostri fornitori. Una volta fatto questo, dall'inizio dell'anno voi potete scaricare le fatture dei vostri fornitori, avreste dovuto poter scaricare le fatture dei vostri fornitori utilizzando, cliccando su strumenti, scarica fatture elettroniche e qua, come vedete, si apre una mascherina dove vengono visualizzate le fatture che adesso vi sono state inviate fino ad oggi. Adesso queste sono le mie. Io non ne ho tantissime, dico dovrebbe perché in realtà, come dicevo, all'inizio dell'anno c'è stato un po' di casino, quindi diciamo che il mix tra Danea, Agenzia delle Entrate e Agio ha fatto sì che probabilmente qualche fattura sia andata un po' a spasso, quindi è probabile, nel mio caso io ho la certezza, che manchino delle fatture, specialmente le prime.
Quindi consiglio di andare a vedere sul sito dell'Agenzia delle Entrate o voi, oppure mandare il vostro tramite il vostro commercialista per controllare se ci sono delle fatture che a voi non risultano. In questo caso scaricatele da lì e poi da adesso, diciamo che già da metà gennaio la cosa dovrebbe essersi sistemata e di conseguenza dovrebbero arrivarvi le fatture correttamente. Allora, come vedete questa schermata viene utilizzata sia per le fatture ricevute che per quelle emesse, quindi se io clicco su fatture emesse, qua io vedrò lo stato delle fatture che ho emesso io e quindi a che punto sono rispetto all'invio del documento, mentre se clicco su fatture ricevute vedrò quelle che mi sono arrivate. Allora, vedete che è possibile selezionare anche la data, dalla data alla data. Cliccando su questi puntini e andando a selezionare le date, adesso magari non vi serve perché ne vedete poche, però quando saranno poi tante, dopo vi tornerà comodo anche questa scelta. Poi qui vedete le vostre fatture, numero, data, codice fiscale, fornitore, stato a disposizione, vuol dire che vi è arrivata. Ultimo cambio stato indica diciamo il momento in cui è avvenuto l'ultimo cambio di stato della fattura, che in questo caso è la consegna al cliente, cioè che nel caso del vostro fornitore sareste voi. Quindi diciamo che la data che vedete qua è la data in cui all'Agenzia delle Entrate, diciamo, risulta che la fattura vi è stata consegnata, quindi potrebbe essere interpretata come una data di ricevimento, diciamo. Questo lo dico perché un cliente mi ha posto questo quesito, e cioè mando le fatture al mio commercialista, lui vuol sapere qual è la data di ricevimento, io gli ho detto la data di ricevimento considera questa, insomma, perché comunque è la data che risulta poi anche all'Agenzia delle Entrate in cui tu hai ricevuto questa fattura, quindi secondo me è la più corretta. Dopodiché vedete che c'è questa, diciamo, colonna con scritto mostra e qua cliccando su mostra, viene fatto lo scaricamento della fattura, vi si apre questa mascherina dove vi fa vedere che la fattura elettronica che state guardando contiene degli allegati e in questo caso vi dice cosa vuoi fare. Allora, se io clicco mostra fattura elettronica, lui mi farà vedere la fattura in formato XML. E per farlo utilizza un browser tipo questo è Mozilla, io non so per quale motivo, visto che io non è il mio preferenziale, ma vabbè, pazienza. Quindi qua vedete qual è adesso il formato della fattura attuale. Tenete presente che la fattura, diciamo quella fiscalmente corretta e accettata, è questo qua. Quindi fine di tutte la grafica, i colorini, tutte le varie cose. Non contano più niente, non vi preoccupate se vi sembra strana, ma purtroppo adesso il formato, diciamo, universalmente utilizzato per le fatture elettroniche è questo, quindi è quello valido, quindi anche se brutto, però è quello valido. Se il cliente è riuscito, l'altra alternativa era apri allegato fattura PDF. Adesso lo vado ad aprire, come vedete mi apre un PDF che è praticamente il vecchio formato con cui io ricevevo queste fatture qua. È un formato che non è cambiato, quindi mi ricordo perfettamente che questo fornitore mi mandava le fatture così. Probabilmente il programma che questo fornitore utilizza per inviare le fatture elettroniche permette di allegare anche all'invio un documento in PDF da utilizzare, diciamo, insieme all'XML. Non tutti i programmi lo permettono, ma sinceramente quelli che ho visto finora più o meno lo permettono tutti. Danea lo permette, quindi quando voi fate, se avete fatto una fattura elettronica a un cliente, sicuramente avete notato che Danea vi chiede se volete allegare il PDF, che io ho consigliato infatti di farlo perché è me molto meglio. E purtroppo, come adesso io se apro il secondo, ad esempio, che è un'azienda di hosting, vedete che non mi chiede niente e mi propone direttamente subito il file solo XML. In questo caso loro non mi hanno mandato il PDF, quindi devo tenere conto solamente
di questo qua, insomma, sostanzialmente. E se vi serve il PDF, che comunque, torno a ripetere, non è obbligatorio, dovete o chiedere al vostro fornitore, magari telefonandogli o scrivendogli, di verificare se c'è la possibilità di allegarlo nell'invio del documento oppure di inviarvelo prima o dopo. Ecco. Il mio terzo cliente, che è il mio fornitore di assistenza per il mio registratore di cassa, mi ha mandato anche lui solamente l'XML, però il giorno prima mi ha mandato il PDF, quindi non ho dovuto chiederglielo in questo caso. Allora, come vedete qua lui mi fa vedere questo qua, questo formato. Se io clicco poi sul menu del mio browser c'è l'opzione stampa e quindi potete tranquillamente stampare questo PDF, questo XML come un documento, come se fosse poi un PDF alla fine. Quindi potete sicuramente stamparlo. Adesso non so se salvandolo salva pagina con nome, ma secondo me salverà infatti la pagina HTML. Comunque, diciamo che potete stamparlo tranquillamente. Ecco. Adesso io faccio stampa. Lui, come vedete, mi fa vedere il formato con cui me lo stamperebbe e di conseguenza vedete che alla fine poi diventa un documento comunque abbastanza civile. Ecco, insomma. Vediamo imposta pagina. Sì, qui non c'è niente di particolare, annulla. Ecco, quindi come vedete è possibile stamparlo poi come facevate con le fatture vecchie. Queste fatture qua potete anche scaricarle. Quindi se io flaggo ad esempio su una fattura e dico scarica, lui me la scarica e io a questo punto come ho fatto, come mi sono comportata? Ho creato una cartella fatture elettroniche, come vedete, fatture elettroniche 2019, e qua dentro ci vado ad archiviare 2019, la seleziono e lui qua dentro mi va a salvare la fattura che ho scaricato. Mi salva però l'XML, sia ben chiaro. Potete tranquillamente quindi fare una cartella magari dell'anno 2019, dividerla nei vari mesi e poi andare dentro a salvare di dentro la fattura che vi interessa. Adesso potete fleggarle tutte, scaricarle tutte, scarica come vedete. Lui mi chiede che voci vuoi scaricare, io a questo punto gli dico voglio le voci selezionate, che sono tre, e in questo caso lui mi dice dove vuoi salvare le tre fatture, in uno zip o in una cartella. Allora, la differenza qual è? Che se io le fatture le tengo io perché me le archivio e non devo mandarle a nessuno, le posso tranquillamente andare a salvare in una cartella insieme dove vado a selezionare come ho fatto prima. Se invece le devo inviare al mio commercialista, magari posso salvarle dentro uno zip, che è una cartella zippata, e poi eventualmente inviarle al mio commercialista in questo modo. Invierò il file XML, attenzione, non vengono inviati file PDF. Anche qui io posso creare un file, qui dico zip, posso creare, come vedete, fatture ricevute, benzi, posso aggiungere, che ne so, gennaio, metto lì nella descrizione, gennaio. In questo modo salvo le mie fatture. Dunque, torniamo qua. Come abbiamo visto, abbiamo salvato la nostra cartella zippata e quella cartella lì la possiamo inviare al nostro commercialista e dentro ci saranno tutti i file XML che abbiamo esportato. Per metterlo in condizioni di vedere le date di ricevimento, possiamo, cliccando su Analizza con Excel, esportare questa vista. E come vedete, qui ci sono i numeri delle fatture e la data in cui appunto le ho ricevute. Quindi, dopodiché è chiaro che se io comincio ad avere tante fatture, ovviamente dovrò fare il filtro delle date, però eventualmente poi controllerò questo elenco che ci sia tutto quello che è dentro la cartellina e andrò nel caso a eliminare le righe che non mi servono. Quindi, come
posso aprire la cartellina dopo, quindi toglierlo dallo zip, inserirci dentro questo foglio di Excel a corredo e poi rizippare e inviare al mio commercialista. Quindi lui riceverà tutte le fatture con il foglio di Excel che descrive, che riporta le date di ricevimento. Quindi potrà poi con queste fare le sue registrazioni. Dunque, volevo vedere, chiudi, volevo vedere com'è, eccole qua, qui abbiamo la fattura ricevuta, gennaio, se io estraggo una cartellina, quello che è contenuto qua dentro, eccolo qua, come vedete ci sono i tre file XML, più, vabbè, qui ci ho messo lo zip che avevo fatto prima, quindi posso inserire qua dentro il foglio di Excel che mi sono salvata con le date e poi inviarlo al commercialista. Vedete, fate attenzione che vedete che ci sono dei file, due file normali e un file che è sempre XML, però ha questa sigla finale P7M. Questo è un file che è stato firmato digitalmente, quindi ve lo dico perché così vedete la differenza e vi rendete conto di cosa si tratta. Allora, esistono degli strumenti online che permettono di creare dei file PDF partendo da un file XML. Come fare per trovarli? Potete andare su un browser che voi utilizzate, scrivere nella barra qui di ricerca dalle a XML a PDF. E come vedete qua ci sono dei convertitori. Dopo si tratta di provare quello che è più comodo per voi, ecco, in modo tale che magari avevo visto. Dunque, mentre scrivevo da PDF fattura elettronica, magari si può andare a vedere anche questo. Proviamo a vedere. Creazione fattura elettronica. Ecco, allora, qui come vedi dalla descrizione estensioni permesse sono l'XML più e anche il P7M che sarebbero appunto quelle come questa che per esempio è firmata digitalmente. Io provo ad aprirla. Come vedete. Qui non adesso poi c'è da provarli perché non vedete che file selezionato per procedere download, ecco come vedete io lui l'ha controllato download PDF e adesso vado qua sopra me lo scarico e andiamo a vedere cosa ha fatto su documento è questo qua. E come vedete non è questo, non c'entra assolutamente, ah qua, vediamo, ecco questo qui sarebbe la fattura elettronica che ha convertito, ma come vedi, come vedete insomma è un po', cioè non è proprio veramente una vera e propria fattura, ecco, chiaro che naturalmente siamo un po' agli inizi, quindi bisogna trovare lo strumento giusto, adesso questo non è certamente quello giusto. Comunque esistono vari convertitori che si possono utilizzare, si tratta di andarlo a cercare quello più idoneo o comunque per far prima si chiede al fornitore di inviarci la fattura in PDF anche che da quello che ho potuto vedere in teoria. Quasi tutti i programmi permettono di farla questa operazione. Allora, c'è anche un pulsante importa, ma serve a importare le fatture su Danea EasyFat ed è una funzionalità che ancora non è attiva e lo sarà, da quello che dicono qua, disponibile per fine febbraio. Quindi per il momento chi riceve e registra direttamente deve registrarsi alla mano, insomma.
Questo più o meno è quello che, come dicevo, che adesso è lo stato delle cose. Con mostra, fatture elettroniche e notifiche, voi potete andare a selezionare un file XML, in questo caso ad esempio, oppure anche questo, vediamo cosa dice, e lui vi farà vedere il documento in XML. Praticamente è un visualizzatore di file XML, giusto per ulteriore, ma è la stessa cosa che avevamo visto prima, ecco, quindi per ulteriore utilità c'è questa cosa qua. Dopodiché vedete un po' voi, insomma, so che esiste la procedura per permettere al commercialista di scaricarsi lui direttamente le fatture da Agio, che sarebbe il canale che viene utilizzato da Danea per fare tutto il lavoro della fattura elettronica, l'invio e la ricezione, ma io personalmente non ho avuto bisogno, non l'ho esplorato. Se c'è qualcuno che eventualmente è interessato, può eventualmente farmene richiesta, che io poi dopo andrò a vedere come funziona anche questa cosa. Ecco. Anche perché, da quello che so, è entrata in funzione non più di una settimana fa, perché prima c'era, ma non funzionava. Ecco. Bene, questo più o meno è tutto quello che c'è da sapere un po' sulle fatture, diciamo, di acquisto, sostanzialmente.